Stroia la voce, Davide Costagnola al basso, il divino sax di Marco Zuzzo, Maurizio Di Giovanni, un libro deve parlare, noi lo sappiamo bene, no? Il libro è un viaggio, l'abbiamo detto molte volte, quindi meglio parlare di un viaggio direttamente, meglio cominciare a viaggiare, anche prima di cominciare a leggerlo, quindi basta con le chiacchiere e con le presentazioni che sono una bella, grande chiacchierata sul libro che le persone hanno già letto e quindi è inutile. O non hanno letto ancora e quindi è inutile. Quindi meglio parlare. Questo libro è basato sul concetto, sulla domanda più che altro. Quanto pesa il vuoto? Guardando le persone tutte insieme, camminare per strada, salire, entrare nelle metropolitane, riempire, accalcarsi ai semafori e poi il verde, poi passano tutte quante insieme indaffarate. Quando noi vediamo tutta questa gente, ne abbiamo una percezione collettiva, cioè sembrano tutte quante un unico grande animale con tantissime teste e il doppio dei piedi. Ma quanto pesa quando uno manca, quando uno sparisce? Chi mai avrebbe sentito parlare di Sara Scazzi, di Yara Gambirasio, di Guerina o di Elena Ceste? O di Roberta Ragusa, se non fossero sparite.
basato su una, è una storia basata su una sulla sparizione, su una donna che né giovane né vecchia, né bella né brutta, né ricca né povera, un'insegnante di liceo, un giorno esce di casa e non arriva mai a scuola. Dove è andata? Che cosa ha fatto? Quanto pesa il vuoto? Quanto pesa la sua assenza rispetto a quanto poco pesava la sua presenza? Questo è il senso. Sapete che la letteratura nera è basata sulle domande. Si chiede il perché la letteratura nera. La letteratura nera si chiede il perché delle storie. La cronaca racconta le storie. L'attività giudiziaria attribuisce le responsabilità. Ma il perché sia successo qualcosa, per saperlo, devi solo raccontare una storia. Lo senti? Il rumore di questa carezza. Lo so che avverti il tocco. Il passaggio lieve della mia mano sull'incavo del fianco, da basso verso l'alto, affinché la leggerezza sia bilanciata dal contropelo. Lo so che senti il movimento dei polpastrelli, del palmo, anche se hai gli occhi chiusi o quel mezzo sorriso che ti crespa le labbra quando capisci i miei pensieri e ascolti le mie parole sussurrate. Lo so che, anche se solo un leggerissimo sfioramento, quasi una brezza, un una carezza, che è un contatto, il prolungare il momento, una sottoscrizione dell'impegno che assumiamo tra noi ogni volta che facciamo l'amore. Una carezza è forse il rispetto di una promessa, la sospensione della dolcezza, che differenzia il semplice sesso da questo immenso, devastante sentimento che nutriamo da quando per la prima volta ci siamo sorrisi. E invece no, amore mio, una carezza leggera e contropelo può essere più forte di un uragano, più violenta di mille bombe. Una carezza si misura in megatoni, disgrega l'aria, cambia la composizione della luce. Una carezza come questa sul tuo fianco, nudo, mentre sei voltata verso di me il pomeriggio, racconta le sue storie con i raggi che passano attraverso le tapparelle. Una carezza che parte dalla sommità della coscia e poi corre lenta e ferma la strada che porta alle costole e si blocca per non arrivare all'usiva, al seno, per dirti che è appunto una carezza che ha una sua nobiltà a sé stante, che non prelude a un nuovo respiro spezzato, a nuovi gemiti, a nuovo sudore, a nuove unghie nel cuscino, a un nuovo aggrapparsi e sperare. E la foresta sottostante alza gli occhi e trattiene il fiato, e agli animali strizza il pelo sulla schiena, e perfino gli insetti smettono di russare, anche se il suono in sé è lieve e
quasi inutile, questa carezza al rumore del mare, col sussurro di ciottoli e di sabbia, non si sa che onda verrà dopo, ma si sa che comunque sarà un po' più fredda della precedente e di sicuro più calda della successiva, perché è settembre. E quel suono significherà che l'inverno incombe e avrà distanze. Questa carezza è il suono aspettano una piccola, immensa prova, un compito, una partita di pallone, la notte di Natale. E il cuore gli batte forte e beppe, anche se gli altri non sentono niente. Le piccole mani sudate stringono assordate l'enormità della paura, la gioia dell'attesa. Questa carezza ha il fragore di un ultimo respiro, quando la vita abbandona la carne e i ricordi si sfaldano nel nulla e il peso dei rimorsi si fa man mano più lieve e non rimane altro che la nostalgia del futuro. Questa carezza è il frastuono di uno sguardo da un treno, sospeso tra quello che poteva essere e quello che invece è, con un sogno meraviglioso che è stato tanto così da diventare realtà, invece resterà per sempre recluso in fondo alla scala che si ravvista nel rimpianto, una stanza umida, calda, alla fine di un corridoio buio dove pensiamo che non andremo mai più, invece scopriamo di esserci rimasti chiusi dentro, senza una via di fuga. Questa carezza, amore mio, ha il rumore di una perenne risacca, del vento tra le foglie, del canto degli innamorati, della musica di un violino di notte, del pianto del neonato. Il suono di questa carezza è necessario e disperato, riconoscendo la nostra speciale sinfonia e il nostro modo molto originale di amarci. E il distacco, prossimo venturo, la separazione di fronte all'abisso in cui stiamo per saltare, senza sapere quello che potrà accadere. Questa carezza ha il rumore del futuro e la risonanza del passato. Questa sembra una pianta unica, ma è fatta di tante piante affiancate, quindi c'è qualcuna che a volte viene sostituita da qualche altra pianta. E a volte, quando si decide di allungare la siepe, entra pure qualche pianta nuova. Questo romanzo del bastardo è un nuovo personaggio molto importante, che è di segno opposto alla persona che sostituisce. È una donna dai capelli rossi, dura, molto, molto tagliente, bellissima, acuminata, feroce, ma come tutti gli animali della sua specie, con una bambina alla quale deve le sue ferite. Quindi questo nuovo personaggio è Elsa, per la voce di Maria Pepazzola. La bambina coi capelli rossi fa un passo indietro e guarda la valigia. Mamma, spiegamelo ancora. La donna coi capelli rossi non si volta e continua a rastellare i pantaloni in macchie dai cassetti. Vorrebbe fingere di non aver sentito, ma poi dice: cosa ti devo spiegare, Vicky? Non perdiamo tempo, dai, abbiamo la macchina fra 2 ore. E la bambina si gira. La sua somiglianza con la madre è impressionante, a parte gli occhi.
La donna li ha verdi, duri, la figlia neri, liquidi. Spiegami, perché ce ne dobbiamo andare? La donna tira un sospiro e abbassa le palpebre. Serra i pugni, lasciando un'impronta nella lana di un armaglioncino rosa. Risponde di spalle. Ti ho già detto che non ce ne dobbiamo andare, tesoro. Scegliamo di andarcene, ce ne vogliamo andare. La bambina tace per un po', poi ribatte. Tu te ne vuoi andare, forse? Io no. La donna si volta e si siede, rassegnata sul bordo del letto. E va bene. Parliamo. Che c'è che non va? Non eravamo d'accordo? La bambina è di fronte alla madre, ferma. Le mani che stringono il maialino di peluche. Occhi negli occhi. La donna teme che la sua piccola abbia dentro qualcos'altro. E il pensiero le trafigge la pancia. Tutta quella roba, gli amici nuovi, il posto che non conosciamo, il cibo, il mare. Beh, me l'hai tirata fuori dopo che hai saputo che saremmo partiti, non prima. Non è un motivo per trasferirsi, ma un modo per farmi accettare la cosa. Mi fa riflettere, donna, non sei scema, no? Mi dispiace, Vivi, mi dispiace davvero. La mamma... Beh, la mamma ha fatto una sciocchezza, lo sai.